ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Salve a tutti, siamo a commentare un nuovo furto nei confronti di un bar. Questa volta è toccato al bar Zazà di Quarata. I proprietari, neanche a dirlo, sono presi da grande sconforto. Molto, molta impotenza. Comunque le cose devono partire dall'alto. La gente deve fare qualcosa dall'alto per questi signori, perché sennò tanto non si risolverà mai niente. Telecamere o telecamere, non si risolverà mai niente. Io che devo dire? Non c'è niente, mi dispiace, mi dico sì, ma non si può lavorare con questi sistemi così. La dinamica è sempre la solita. È sempre la solita, arrivano, scassano, che? Okay, prendono le macchinette e vanno via. O se c'hanno tempo, anche te le scassano qui dentro, nel locale, non ha nessun problema. Le forze dell'ordine non riescono più ad arginare questa serie incredibile di misfatti. Magari sì, i servizi che fanno, loro fanno troppo, però se non ce l'hanno a disposizione la colpa non è neanche di chi viene. È dall'alto che devono, cioè mica che possono mettere 50-100 pattuglie, però il territorio va, siccome io pago le tasse e tutto quanto, bisogna che qualcuno faccia qualcosa, perché... Io non vedo quale, perché non sia un motivo che non si può fare niente. Una volta non li prendono quasi mai, ma anche se li prendono non succede niente. E qui, come si fa? E lo ripetiamo spesso nel corso della nostra trasmissione, manca la certezza della pena. È chiaro, ma quello è normale. È perché se tanto a me se so che non mi fa niente, posso venire qui a rischiare. Io per loro rischiare sicuro. Che devo fare? Devo rischiare del mio. Manco... Una volta qui si dormiva con la chiave inserita sulla serratura della porta. Con la porta aperta. Sì, fallo ora, fallo. No, questa è la verità, però... Questo signore si alza alle 5:30 della mattina per andare a lavorare. Dorme poco, sì, ma poco tranquillamente. Dormo un po' sì e un po' no. Come dormo un po' sì e un po' no? No, non vai, c'hai sempre qualcosa nell'orecchio che insomma... Dicevo, quando mi toccherà? Ora, cioè, bisogna che le forze dell'ordine facciano qualcosa, le istituzioni, su. Io non so cosa, però qualcosa ci deve essere. Perché se no così tutti i giorni non è possibile. In casa, negozi, basta. E a che ora è stato svegliato la notte del furto? Alle 3:30. E ovviamente si è precipitato qui. Sì, no, io sono venuto qui dopo un quarto d'ora perché no, insomma, un pochino più tardi. Quando sono arrivato qui era bello che... Restate con noi a tra poco per la seconda parte di Sportello Reclami. Seconda parte del nostro appuntamento, stiamo commentando il nuovo furto ai danni di un bar qui ad Arezzo, esattamente a Quarata. Questo territorio praticamente sta diventando meta di tanti malviventi. Ma io credo, Massimo, che la situazione è più sostenibile. Ormai abbiamo bene bene un episodio per notte. Tutte le notti c'è qualcosa di nuovo in questa città. Vengono presi di assalto i bar perché hanno i soldi delle slot machine e quindi è più facile averli. Resta il fatto che questa è una città estremamente insicura. Chi dice che è sicura, chi dice che è tranquilla, mente, perché qui ogni notte c'è un episodio di delinquenti, assaltano bar più che altro, assaltano appartamenti, assaltano uffici, nel centro, in periferia, nelle frazioni, quindi non c'è più neanche una strategia del reato. La gente è già un bel pezzo che è esasperata da questo stato di cose. Io credo che la gente non ne possa più. Io sono uno di quelli che abita in centro e che la sera dopo cena non esco più perché ho paura. E non l'ho mai avuta paura. Alla mia venerabile età non l'avevo. Ora ho veramente paura. E quindi è chiaro che va preso provvedimenti. Riconosco che le forze dell'ordine fanno di tutto, fanno del suo meglio.
fanno tutto quello che possono fare. La dimostrazione dell'episodio di ieri verso Treviso, corrono dietro a tre ladri, rischiano la vita, fanno tutto quello che devono fare, poi l'arrestano e il giorno dopo se li trovano fuori a delinquenziare di nuovo. Quindi qui deve essere fatto dal governo, da chi comanda, una strategia per l'ordine pubblico. Ed è tutta la nostra Italia ad essere diventata insicura. A Milano hanno chiesto l'intervento dei soldati, non ce la fanno più. Io credo che ormai l'intervento deve essere chiesto da tutte le città, perché se a Milano hanno 1000 episodi delinquenziali da far paura, ad Arezzo ne abbiamo 10, non 1000, però i 10 ci fanno paura, perché è una città più piccola, perché è una città che risuona tutto. Qui tutte le notti c'è qualcosa e io credo che non si possa aggiustare una città con una o due pattuglie delle polizie, i quali, ripeto, sono encomiabili, hanno tutto il mio affetto, i carabinieri e la polizia, però è la struttura che non è più efficace per tarpare le ali a questi delinquenti che ormai sono rumeni, albanesi, italiani, polacchi, dello Sri Lanka, ormai sono un miscuglio di delinquenti, ma è anche, cioè non è giusto, ma non hanno da mangiare, non hanno da farsi una doccia, non hanno da fare niente, ma cosa devono fare? E quindi è chiaro che va rivisto, qui va rivisto in tutte le maniere il problema dell'ordine pubblico, perché gli italiani non ne possono più. Grazie per essere stati in nostra compagnia, a domani. Ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.